manca solo Dybala. Dopo un avvio a rilento, i bomber della Serie A hanno ricominciato a segnare con puntualità e all'undicesima giornata la classifica marcatori presenta numerose analogie con quella dello scorso anno. Immobile, Mertens, Icardi e Higuain sono presenze abituali e consolidate. I nomi nuovi sono soprattutto quelli di Piontek, che conserva la testa della graduatoria anche se è a secco da tre turni, e ovviamente Cristiano Ronaldo, già arrivato a quota 7. Dybala, che l'anno scorso viaggiava a questo punto alla media di un gol a partita 11, è al momento fermo a 2 punti nella infografica interattiva realizzata da The Information Lab su dati Opta, la radiografia istantanea di tutti i gol che li ha segnati, in che modo destro, sinistro, testa o corpo, da quale posizione del campo. Non solo, il grafico è tutto da curiosare e potete selezionare i gol di una sola squadra o di uno specifico giocatore e scoprire i dettagli. Rispetto alla scorsa stagione, in questo campionato si segna un po' meno 302, media 2,74 a partita. Nel 2017-2018 le reti a questo punto erano state 322 e sono soprattutto le big a essere meno prolifiche. Il primato lo condividono Juventus e Napoli con 24 gol l'anno scorso, all'undicesima erano rispettivamente a 33 e 31. Ma il calo più significativo lo fa registrare la Lazio, passata da 31 reti a 17. Al contrario, spicca in positivo la performance del Sassuolo: un anno fa aveva segnato la miseria di 6 reti, adesso con De Zerbi è già a 19 punti. Molti altri gli spunti e le curiosità che si possono ricavare dalla database. Ne segnaliamo solo una: i gol nel tempo di recupero dopo il 90 sono stati ben 20, il 7% del totale l'anno scorso erano solo 14. Bernardeschi e Romagnoli sono i campioni.